È appena finito il Gran Premio del Portogallo, Portimão, Gran Premio strano, nel senso che in alcuni casi, in alcune fasi è stato interessante, in altre un po' più sonnacchioso rispetto magari alle altre due, però anche oggi dei sorpassi interessanti. Bellissimo secondo me il duello iniziale Hamilton-Verstappen con un sacco di sorpassi contro sorpassi. Oggi la Mercedes secondo me ha dimostrato la propria forza. Oggi era veramente difficile per Red Bull mantenere il passo. Se ieri Max si è lamentato che la pole era sua e poteva essere in realtà in pole position se non avesse avuto quell'incomprensione con Vettel, secondo me è vero fino a un certo punto. Oggi secondo me non c'era proprio storia, perché nelle fasi iniziali della gara lui Max teneva il passo del Mercedes, ma secondo me per il resto poi non c'è stata storia. Faceva anche molta fatica a provare a passare Bottas sul dritto, l'abbiamo visto, è stato anche sverniciato da Lewis sul dritto quando lui si è ripreso il sorpasso. La Mercedes credo abbia fatto il possibile. Stavo controllando, mi sono fermato un attimo perché sembrerebbe che abbiano tolto il giro veloce Verstappen, quindi il giro veloce è in questo momento di Bottas, credo giusto, perché Verstappen ha superato ampiamente i track limits e nonostante al commento dicono sì, ma in gara si può fare fino a 4 volte, sì, ma non credo che questo conti per il giro veloce, perché alla fine è il giro veloce, altrimenti io taglio una chicane e ho il giro veloce. Detto questo, credo che Hamilton, secondo me, vince il Driver of the Day, non l'ho visto, ma il mio personaggio è Driver of the Day, lo vince Hamilton, ma Max, secondo me, dimostra in questa gara di essere un contendente serio, perché in una gara dove tutto sommato, francamente, la Mercedes era superiore, si è dimostrata superiore secondo me in modo maggiore rispetto alle altre gare, dove anzi Imola era la Red Bull secondo me nettamente superiore. Lui riesce, un po' come ha fatto Lewis a Imola, lui riesce ad arrivare secondo e quindi a mantenersi attaccato. Peccato per questo punto che non ha preso del giro veloce, quindi i punti credo che adesso siano 8, 69-61, potevano essere di meno, potevano essere 7. Però vabbè, detto questo, io la classifico davanti. Tutto sommato, insomma, la gara di Max è stata molto buona. Lui onestamente impeccabile, c'è poco da dire. Credo che ha fatto una gara fondamentalmente perfetta. Bottas partiva dalla pole, ma troppo morbido quando Lewis ha provato a passarlo, si è spostato, quindi immagino, abbiamo visto schiacciare il bottone Tactics, quindi immagino che tutto sommato possa anche aver ricevuto degli ordini scuderia, magari non espliciti, ma insomma che ci fosse un po' un accordo, perché tutto sommato insomma non ha proprio posto resistenza. È anche vero che non ha posto particolare resistenza nemmeno Max, perché quando Verstappen ha provato e l'ha superato, fondamentalmente Bottas non ha posto molta resistenza. È vero che aveva scodato, quindi Max arrivava molto più velocemente, però francamente insomma credo che almeno provare a chiudere la porta poteva, l'ha detto anche Nico Rosberg in cronaca, e credo avesse ragione, è stato proprio molto molto morbido in entrambe le occasioni. Credo che di nuovo alla terza gara, con Verstappen così e con Mercedes e Red Bull così vicine, con una prestazione così, Bottas ha semplicemente dichiarato la fine della sua campagna mondiale, non che probabilmente fosse mai partita, ma credo che francamente ci sia poco da dire. Lewis ha fatto due bei sorpassi su Verstappen e Bottas, anche per ripeto Verstappen sia su Lewis, poi c'è stato controsorpasso sia su Bottas, ha fatto il suo,
credo che in questo momento siano proprio nettamente superiori a tutti. Non scopro sicuramente l'acqua calda, però è giusto ribadirlo. Tema Ferrari, ma gara un po' anonima. Ieri la qualifica è andata bene per Carlos Sainz, non benissimo per Charles Leclerc. Credo che però Sainz oggi, parte il problema nella ripartenza dove si è fatto un po' fregare, e anche vero che poteva provare a ripassare Perez, ma Perez gli ha fondamentalmente frenato davanti, non volontariamente, ma questo l'ha un po' fregato, e quindi poi è passato anche Lando. Credo che però il grosso problema di Carlos Sainz sia stato il fatto che si è fermato per primo, montava le rosse, ha montato le gialle, e lì si è un po' autofregato, perché poi ha fatto 44 giri, era il 22esimo giro se non mi sbaglio, 44 giri con la gomma gialla, che sono francamente un po' tanti. Si è visto che la gomma bianca era la gomma da montare, l'hanno montata tutti, l'ha montata Leclerc, l'ha montata tutti quelli che sono arrivati davanti. L'unico che ha fatto la sua stessa scelta è stato Lando, che si è fermato subito dopo, il giro dopo, per evitare l'undercut. Però credo che questo weekend in generale Ferrari avesse qualche problema, insomma, sul passo gara rispetto alla McLaren, perché comunque Leclerc con una gomma di vantaggio, passatemi questo termine, perché comunque mi sembra evidente che la bianca sulla distanza doveva dare qualche vantaggio in più, è arrivato a 4 secondi da Norris, che ripeto ha fatto 44 giri con le gomme gialle, Sainz 45, sto guardando adesso. Quindi credo che tutto sommato il passo gara Ferrari non fosse così, così vincente rispetto a McLaren, e che da un lato abbiamo subito i problemi di Carlos Sainz di strategia, 45 giri su quelle gomme sono stati troppi, e dall'altro il fatto che Charles non è sembrato particolarmente in palla in questo weekend. In qualifica è rimasto dietro Sainz e fondamentalmente ha aperto lui la strada, se vogliamo, alle gomme bianche, perché sapevano in Ferrari che comunque in ogni caso fare uno stint con le rosse non avrebbe mai avuto senso, quindi è stato il primo a optare per le gomme bianche, dando riferimento a tutti gli altri, ma per Charles era una scelta praticamente obbligata, gli ha permesso di sopravanzare il compagno di scuderia. Però insomma, il fatto che non sia riuscito a raggiungere Lando, che invece aveva delle gomme un po' più penalizzanti, credo che dia un po' il peso della prestazione Ferrari del weekend. Torno a ribadire, se compariamo rispetto all'anno scorso, tutto molto bene, però insomma, ecco, poteva, vista come era andata la qualifica, secondo me poteva anche andare meglio. Ci sono gli Indy. Direi che abbiamo detto tutto. Menzione particolare ad Alonso, che arriva dietro ad Ocon, ma comunque recupera bene. Secondo me menzione particolare anche ad Ocon, perché comunque è stato davanti al compagno di squadra tutto il weekend. Male le Aston Martin, con Vettel davanti a Stroll, ma molto male. Strano l'errore di Kimi, non è da Kimi, soprattutto un pilota della sua esperienza, probabilmente è stato tratto in inganno, o forse era distratto. Ultima parola su Perez. Sicuramente rispetto ad Albon regge meglio il confronto con Max, però tutto sommato sta soffrendo, bisogna dirlo. È arrivato a 10 secondi da Verstappen, tutto sommato bene, però soffre rispetto a Max, ma ripeto, Max in questo momento è insieme a Lewis di gran lunga il top driver del mondiale. Con questo è tutto, una buona domenica, fine parte di domenica, e secondo me ci divertiamo in questo mondiale, perché questo circuito tutto sommato ci ha fatto vedere che la battaglia tra Mercedes e Red Bull potenzialmente continua per tutto il mondiale, quindi molto molto bene, direi. Alla prossima, ciao!